Buon pomeriggio a tutti e ben ritrovati. Siamo online, scusateci per qualche minuto di ritardo, abbiamo avuto dei piccoli problemi tecnici che fortunatamente si sono risolti per il meglio. Continuiamo oggi la nostra serie di webinar dedicati alla trasformazione della scuola, webinar che ci accompagneranno al convegno didattiche 2020 che abbiamo in programma il 13 e 14 novembre a Rimini in presenza, ma anche in modalità online. Nel corso di questi appuntamenti avremo modo di approfondire le parole chiave che caratterizzano questa edizione del convegno e che sono appunto trasgredire, connettere, trasformare. E lo faremo insieme ad alcuni relatori che avremo poi modo di conoscere e di ascoltare nel corso dell'evento del 13-14 novembre. Nella precedente puntata, che potete rivedere nel caso l'abbiate persa sul canale YouTube delle edizioni di Centro Studi Erickson, abbiamo discusso del valore della trasgressione educativa insieme a Francesco Tonucci e quindi abbiamo affrontato la prima parola, trasgredire. Oggi continuiamo il nostro percorso con la seconda parola chiave del convegno, che è appunto connettere. E vi presento subito i nostri ospiti che appunto affronteranno questo tema insieme a noi. Vi faccio entrare. Buongiorno a tutti. Buongiorno, Ciao a tutti. sono qui con noi per affrontare appunto che cosa significa insegnare, comunicare e agire nell'era digitale. Abbiamo invitato Derek De Kerckhove. Derek De Kerckhove è sociologo e teorico delle scienze della comunicazione, è allievo del grande maestro Marshak McLuhan, di cui è considerato proprio l'erede intellettuale, essendo stato uno dei suoi principali collaboratori per oltre 10 anni. Ha diretto inoltre per 25 anni il McLuhan Program in Culture and Technology di Toronto, ha affrontato diversi temi di ricerca, tra cui appunto ha teorizzato il concetto di intelligenza connettiva, proprio per mettere in luce come il rapporto tra le intelligenze individuali, consentito dalle reti digitali, dia luogo ad un effetto moltiplicativo dell'intelligenza. Avremo modo anche di approfondire questo concetto nel corso del webinar. In Italia è docente presso il Dipartimento di Scienze Sociali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, dove è stato titolare di diversi insegnamenti, tra cui sociologia della cultura digitale e di marketing e nuovi media. Ha collaborato con diverse riviste, tra cui ricordo il bimestrale di comunicazione e mass media, ed è direttore scientifico di Media 2000, la prima rivista di cultura digitale italiana. Insieme a lui abbiamo Mario Pireddo. Mario Pireddo è professore associato di didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa presso l'Università degli Studi della Tuscia. Ha insegnato tecnologie per la formazione degli adulti e scritture di rete presso l'Università degli Studi di Roma III, dove è stato anche coordinatore tecnico-scientifico del corso online in scienze dell'educazione. È membro di diversi gruppi di ricerca italiani e internazionali e si occupa di comunicazione e forme dell'apprendimento, di scuole e di ambienti per la formazione. Di ambienti per la formazione. Per il Piano Nazionale Scuola Digitale si è occupato della formazione degli animatori digitali e dei dirigenti scolastici della Regione Lazio. Ha anche all'attivo diverse pubblicazioni e avremo modo anche di parlare e di discutere del tema insieme a lui nel corso del webinar. In questo webinar do anche il benvenuto a Francesco Zambotti. Francesco Zambotti è responsabile dell'area educazione di Erickson e appunto qui è in veste anche di direzione scientifica dell'edizione di Didattiche 2020 e sarà lui appunto a condurre il dialogo insieme ai nostri ospiti. Prima di lasciare la parola ed entrare nel vivo del tema del webinar, vi ricordo come sempre, vi invito come sempre a inviarci tutte le vostre domande scrivendole direttamente nella chat di YouTube o nei commenti alla diretta Facebook, perché appunto questi webinar sono anche molto partecipati e ci piace che parte della discussione sia condotta grazie anche ai vostri stimoli e alle vostre suggestioni. Ricordo anche che tutti coloro che si sono iscritti al webinar in anticipo riceveranno nel corso di questa settimana la registrazione del webinar e i materiali e approfondimenti a cui si farà riferimento nel corso del webinar. Per chi di voi non fosse iscritto ai webinar e sta seguendo il webinar dalle dirette e dal canale YouTube delle edizioni Centro Studi Erickson, dalla pagina Facebook di Erickson, sarà possibile accedere all'iscrizione del webinar anche in un secondo momento, quando infatti al termine della diretta condivideremo il link per procedere. Io mi fermo qui con tutti gli aspetti tecnici, non vi rubo altro tempo e passerei appunto la parola a Francesco Zambotti per iniziare a discutere di insegnare, comunicare e agire nell'era digitale. Grazie Laura, buon pomeriggio a tutte e a tutti quelli che ci stanno seguendo da casa. Grazie mille ai nostri relatori per essere intervenuti e sì, io inizierei
un po' questa discussione, cercando di capire un po' il senso anche di una parola chiave di questa edizione di didattica, ma poi più in generale anche del momento che stiamo vivendo nella scuola e nella realtà più generale, sociale, italiana, che è il tema delle connessioni e di come queste poi agiscono all'interno di un'era, di un mondo che non può prescindere dal digitale. Questo, secondo me, è il punto di partenza chiave. E in tutti questi mesi, soprattutto durante la pandemia, il lockdown a casa, di digitale si è parlato moltissimo, di scuola digitale, si è parlato ancora di più, di didattica a distanza quasi troppo, da un certo punto di vista, e probabilmente invece ci si è scordati di parlare di società digitale e di cosa vuol dire realmente fare cultura e vivere nella cultura di un'era che non può prescindere dal digitale e che dal digitale è fortemente plasmata. Molto spesso si parla di digitale solamente come un veicolo di informazioni e si scorda oppure si sottovaluta il tema chiave, che è quello del fatto che noi in realtà produciamo cultura e viviamo fortemente in un'era che è digitale. E su questo appunto volevo fare la prima domanda ad Eric De Kerkhove, che chiaramente di questi temi si occupa da sempre, per capire meglio cosa si intende quando parliamo di cultura digitale. Grazie per la domanda. La prima cosa da dire è che si tratta di molto oltre dell'affare di business e di trattamenti di informazioni. Siamo in una situazione che si può solo paragonare all'arrivo dell'alfabeto in Grecia, che ha cambiato completamente la mentalità della gente, la politica, la scienza, la storia. Tutto è stato cambiato a questo momento e non abbiamo capito che la stessa cosa sta succedendo adesso. Noi siamo cambiati a fondo, dentro di noi, non solo una cosa esterna che come manipolare il schermo, fare queste cose. Infatti, la nostra testa si svuota perché portiamo tutta la nostra memoria nel telefonino e si ripiega di algoritmi. Questo è il problema. Come l'alfabeto aveva occupato la mente della gente permettendo a loro di gestire la lingua privatamente, dando a ciascuno di noi una coscienza privata, il digitale sta tirando questa. Allora come gestire questa grande profonda trasformazione che è psicologica così grandemente che economica e sociale? E questo che dobbiamo pensare quando si pensa alla scuola e a chi insegnare ai ragazzi e come fare. E su di questo chiaramente Mario sarà capace di dire cose molto molto interessanti. Grazie. Mario, infatti volevo chiedere il ruolo della scuola in questo cambiamento, quale può essere? Beh, allora, siamo onesti. Intanto vi ringrazio per l'invito, è un piacere essere qui a discutere con te, con Derrick e con chi ci sta ascoltando. Dicevo, siamo onesti perché la scuola in realtà questi cambiamenti di fatto li ha subiti e in alcuni casi è andata avanti come se questi cambiamenti non fossero mai avvenuti, in alcuni casi, non sempre. Ma questo, quando vai a parlare con chi ha già una certa età, ti accorgi che è successo anche prima del digitale, cioè nel momento in cui la società del Novecento si era già resa multimediale nei suoi linguaggi, nei consumi, no? Nella cosiddetta dieta mediale, eccetera, beh, la scuola ha continuato sostanzialmente con la stessa impostazione del fine 800, dei primi del 900, un po' libresca. Quindi tutti i linguaggi dell'audiovisivo, per esempio, sono entrati ben poco a far parte, no, delle, diciamo così, competenze trasversali, non voglio parlare di discipline, no? Dei linguaggi, di come si fa come si faceva a scuola. In qualche modo, poi, esempio classico, un cittadino che oggi ha 50 anni e non è stato formato, per esempio, per riuscire negli anni 80, 90, 2000 a decodificare i messaggi televisivi, per esempio, le pubblicità. Voi direte, non è quello il ruolo della scuola. Il ruolo della scuola, però, e poi ci arriviamo dopo, è anche formare persone, cittadini, non solo farti imparare questa questione disciplinare, quell'altra cosa, e anche formare il cittadino al pensiero critico. Se la scuola non lo fa, le famiglie non hanno le competenze, questo vediamo che è un problema, lo è stato durante il Novecento, soprattutto nella seconda metà, e poi lo è ancora adesso. La scuola sta un po' cercando di rincorrere
no? La società che è già digitalizzata. Mi taccio perché tanto so che andremo avanti su questo. E dal punto di vista più anche proprio delle, diciamo, degli strumenti, ma abbiamo visto tutto il tema della didattica a distanza, dell'uso, diciamo, per molti per la prima volta, diciamo, di ambienti, piattaforme tecnologiche. E che cosa è mancato nella comunicazione all'uso di questi strumenti? Noi abbiamo visto una prima, quello che posso aver visto io, diciamo, dal mio osservatorio, è stata una prima ondata iniziale di partecipazione e poi un grande rifiuto di questo, dell'ambiente digitale di comunicazione. E che cosa è mancato, secondo voi, alla scuola, ma poi in generale anche a livello più sociale, più delle famiglie, per comprendere le potenzialità di questi modi, questi ambienti di comunicazione? Penso che è una problematica di scorpolarizzazione, no? Che si perde il rapporto interpersonale, il fisico, la distanza, tutto questo. Ma tutto questo anche non vuol dire che non funziona anche bene. Per esempio, la situazione che occupiamo adesso, una situazione privilegiata, possiamo vederci molto bene individualmente in modo che è impossibile in una classe di 50 studenti, per parlare, possiamo intrattenere un discorso che è generalizzato a tutto, ma che è particolarizzato persona a persona, possiamo creare gruppi di lavoro che possono lavorare insieme a distanze dovunque. Ci sono mille vantaggi che finalmente l'insegnamento non ha capito. Io nel 1999 avevo creato una prima, io personalmente ho creato una prima pedagogia che usa il blending, vuol dire corsi online e incontri online e online visivi, perché avevamo già possibilità di farlo. Diciamo, era la possibilità di fare una pedagogia che era a parte faccia a faccia e a parte. Perché dovevo farlo? Perché lo facevo per 1100 studenti di tutto il Canada, e il Canada è grande, non si possono mettere tutti insieme, no? Perché erano tutti laureati di una borsa di studi particolare del Millennium. È stato un successo strepitante, ma la gente non ha ripreso. Io ho stato pioniero della videoconferenza con Pichotel al programma McLuhan in 94. In 94 faceva fare corsi di amici francesi, giapponesi e altri alla mia sala, e io potevo anche viaggiando fare i miei corsi. Andavo perfettamente. Vuol dire che si prende un po' di abitudine, si manca certamente alcune cose che, diciamo, una certa immediatezza del contatto personale, sì, ritirarsi in qualche modo, ma io veramente penso che anche per gli studenti non è male di usare di questo sistema. Infatti ho sentito gli studenti miei che diceva è molto, non so, la cosa che non possiamo fare è dividere il tempo di studio e di lavoro del tempo libero, perché siamo sempre in presenza in qualche modo, e ci porto anche il computer in bagno. Certo. Su questo tema della presenza, secondo me, ci sarebbe da discutere. Io ci ho un po' lavorato, ho anche scritto un articolo proprio alla fine del periodo del lockdown, perché non mi ha mai convinto, per esempio, il fatto che noi dovessimo distinguere fra presenza e distanza, no? Con il metro, con i centimetri. Cioè, in presenza è l'aula fisica, a distanza è quando sei online. Perché da un punto di vista pedagogico, diciamo così, se parliamo di didattica, la distanza è qualcosa che si può sperimentare, e tutti l'abbiamo sperimentata a scuola, all'università, sia nell'aula fisica che online. Cioè la distanza educativa è quando il docente, per esempio, non progetta il corso in un certo modo, non costruisce relazioni educative, e c'è tantissima distanza spesso anche nella presenza in aula fisica, no? Allora, e invece si può avere tanta presenza, costanza, partecipazione, interazione in un corso online progettato e strutturato bene. La scuola perché ha avuto problemi a marzo? Perché la scuola fondamentalmente non aveva mai fatto sperimentazione forte di e-learning o di online learning, chiamiamolo così, e quindi si è dovuta cimentare con quella che molti hanno chiamato didattica emergenziale. E in quel contesto andava benissimo. Se pensate che c'è gente che voleva chiudere l'anno scolastico al 6 marzo perché
la vera didattica è solo quella in presenza, dimenticandosi della relazione educativa, che è la cosa fondamentale, no? E invece tanti ci sono ingegnati, anche chi non aveva queste esperienze, magari usando piattaforme che normalmente usava, no, per altro, WhatsApp, quello che sapeva usare, ma per restare in contatto con i ragazzi e provare a continuare a marzo, aprile, mentre tutti eravamo chiusi in casa, è una situazione anche psicologica che ricordiamo, no? Non certo facile, hanno usato le piattaforme digitali, gli ambienti online per superare il distanziamento sociale, no? Noi non abbiamo vissuto un distanziamento sociale, noi abbiamo vissuto un distanziamento fisico, che cent'anni fa coincideva forse in caso di pandemia con un distanziamento sociale, ma oggi abbiamo fatto gli aperitivi online, i compiti su WhatsApp, Google Suite per Education, cioè abbiamo visto tante di quelle relazioni online, no? Giusto, Derek? Che non si può parlare di distanziamento sociale vero e proprio. Certo è che la scuola non era formata, non era preparata a quello che è accaduto. Voi direte, ma la pandemia non si può prevedere. Verissimo, ma una cultura digitale che penetra dentro le logiche organizzative della scuola, quella si poteva prevedere e qualcosa è stato anche fatto, no? Poi è stato anche un po' lasciato lì dov'era, per esempio il Piano Nazionale Scuola Digitale, no? Che si citava prima, e lì si è iniziato a fare qualcosa e poi la stessa politica che lo aveva implementato l'ha lasciato al suo destino. Ecco, voi avete visto, e chiudo, i docenti che a scuola già lavoravano sulla digitale, sulla cultura digitale, i dirigenti scolastici che lavoravano su questo, sull'innovazione dei sistemi, sull'integrazione poi della didattica, no? Didattica digitale integrata, didattica digitalmente aumentata, che non è in opposizione a quella in aula in presenza, ma dovrebbe essere parte di uno stesso percorso. Beh, quei docenti, quei dirigenti hanno risposto bene anche a marzo, quando tutto è stato chiuso. Vorrei tornare un attimo sulla risposta, la prima risposta di Derek De Kerckhove, che ha citato l'analogia con l'introduzione dell'alfabeto nell'antica Grecia. E mi chiedo, rispetto alla situazione attuale e proprio di questa concezione digitale come sfera culturale, quali sono gli alfabeti, cioè quali sono le lettere dell'alfabeto? Se nell'alfabeto, diciamo, classico e tradizionale sono le lettere, diciamo, quali sono le componenti? La grande crisi epistemologica che stiamo vivendo adesso viene dal fatto che oggi, per la prima volta nella storia dell'umanità, la comunicazione si fa senza il senso. Gli algoritmi non hanno senso. Quando tu traduci qualcosa con Google Translate, Google non conosce niente di lingue, solo riconosce modelli, miliardi di modelli che corrispondono alla domanda, ma non parlano, non sentono, non hanno idea, non hanno coscienza. È la prima volta tutti gli animali passano attraverso il senso. Dal momento che un animale soffre o ha bisogno di qualcosa, ci fa un'espressione, un movimento, un gesto, grida, e c'è una traduzione in senso. Ma con il digitale il senso sparisce e produce senso, ma non lo fa a partire dal senso. Vuol dire che, come è sempre più intelligente di noi, perché adesso serve il giurista, serve il dottore, serve il professore, serve il studente, serve tutte queste persone a un modo superiore delle capacità e competenze individuali, prende, diciamo, il ruolo del pensiero, prende il ruolo della conoscenza e lo dà a domanda, ma non la, diciamo, non si produce a partire di un'elaborazione molto complessa, che è quella che vogliamo insegnare ai nostri studenti. Allora, questa situazione crea oggi una grande crisi, parlo della crisi perché c'è un incontro faccia a faccia e abbastanza penoso tra la cultura alfabetica, quella di questi professori che non ha potuto adattarsi a questa situazione, e questa cultura digitale che prende con una velocità fenomenale possessione di tutte le caratteristiche precedenti, ma moltiplicandole e dando un potere fenomenale. Questa è un'evoluzione anche rispetto al concetto delle intelligenze connettive, che l'ha sviluppato nel 95, se non sbaglio, giusto? Francesco, posso giurarti che oggi, come nessuno più pensa, meglio mettere più teste insieme per pensare insieme, perché personalmente oggi siamo talmente manipolati dagli algoritmi che ci penetrano. Non so se avete visto The Social Dilemma,
è un film straordinario per dire a che punto questi ragazzi nella scuola sono presi in possessione da un sistema che conosce tutti i loro piccoli desideri e lo dà. Allora, questa situazione crea che non pensiamo più, viviamo a partire di desideri preordinati dentro di noi e dobbiamo evidentemente trovare qualche difesa contro questo sistema. Allora, all'altra parte, che è il bene della cultura digitale, l'intelligenza connettiva, da una parte vuol dire mettere più persone insieme per arrivare a una soluzione, ma ancora di più è l'intelligenza fenomenale che esiste nella produzione di software e di vari tipi di connessione tra la gente. Sono una quantità fenomenale di configurazioni diverse per avere diversi modi di connettersi insieme, in diverse configurazioni di presenza, distanza, diciamo tutte queste cose che succedono oggi, che sono enormemente potenti e che ci dà a ciascuno di noi un potere molto superiore a quello che avevamo prima, penosamente mettendo dentro la nostra piccola testa privata tutte le conoscenze che potevano accumulare. Oggi abbiamo molto più potere, ma questo potere è ignorato dalla scuola, o almeno in parte ignorato dalla scuola. Il problema del potere oggi, della cognizione, la nuova cognizione a partire dei big data, a partire di algoritmi, a partire dell'intelligenza artificiale, tutto questo è completamente ignorato come essendo il futuro contenuto della nostra conoscenza. E questo è grave. Io direi che la scuola oggi conta infinitamente più che il militare per un paese come l'Italia, infinitamente più, è sottofinanziata, sottovalutata, messa a lato, un salario miserabile per i professori, un incentivo assolutamente sotto la norma. Io mi arrabbio quando ci penso, perché veramente la scuola è la cosa fondamentale per l'Italia e anche il suo governo può andare. E da questo punto di vista, Mario, da dove bisognerebbe o si potrebbe iniziare a costruire questa crescita culturale, direi, proprio nel paese? Guarda, io sono per formazione uno molto pragmatico e l'altro giorno ho sentito il presidente Mattarella che parlava della necessità della banda larga a scuola, che è una cosa di cui parliamo, no? In tanti, o quantomeno sono in tanti, quelli che si occupano di queste cose da anni e anni. Però poi questa banda larga non arriva mai. Adesso avete visto, per molti istituti c'è ovviamente una parte didattica che viene fatta anche in digitale, online, eccetera, e molti docenti stanno già testimoniando come la banda non funzioni, devo attivare il mio hotspot, devo andare, cioè le soluzioni artigianali a un problema strutturale, no? Questo perché? Perché anche i decisori politici, chiaramente, è distante quello che diceva Derek, cioè l'importanza di e abbracciare la cultura digitale nel senso di comprenderla, perché quello che si è fatto è, in un paese che, se ci pensate, è fortemente televisivo come il nostro, la si è rifiutata all'inizio per tanto tempo, poi tutto si è digitalizzato di colpo nonostante le resistenze, pensate anche alla televisione, all'editoria, no, eccetera. Oggi le serie TV, tutto quello che consumiamo, la musica, è tutto digitalizzato, come dice Derek, è tutto gestito da algoritmi, no? Io ci ho scritto un libricino divulgativo che andavo a presentare nelle scuole su questi temi, proprio perché è importantissimo far capire che il software, il codice, non sono questioni tecniche, sono questioni culturali e tecniche insieme, no? Ed Eric ha diretto il McLuhan Center for Culture and Technology, perché queste dimensioni vengono sempre divise in modo arbitrario. E allora, se ogni, diciamo così, se il software oggi garantisce le condizioni di possibilità per le cose che noi facciamo, c'è un bel libro del nostro comune amico Cosimo Accoto, no? Che si chiama Il mondo dato, che riflette dal punto di vista della filosofia su questi temi. Beh, ma la scuola non può pensare di ignorare queste cose. E il punto non è imparo a usare quell'applicativo per fare i quiz online, faccio il quiz su Kahoot e quindi sono digitale. No, quello va bene, per carità, perché fa parte. Il punto è capire che cosa sta facendo il codice, che cosa ha fatto, il codice intendo il software, alla nostra società, e che questo non è neutrale, e che quindi io, docente, devo capire che devo per forza ristrutturare i miei metodi di insegnamento, pensando a chi apprende, come diceva Papert, fra l'altro, cioè, diceva lui tanti anni fa, ma neanche tanti anni fa,
tra gli anni 80 e 90, la maggior parte dei testi sulla didattica parlano di insegnamento. Io voglio scrivere, diceva lui, qualcosa sull'apprendimento, perché non si può, bisogna ribaltare. Allora, pensando a chi vive oggi, poi c'è chi li chiama nativi digitali, a me queste definizioni non sono mai piaciute e non piacciono, però sono persone che sono nate in un mondo in cui la digitalizzazione è spinta, in cui tutto è digitale e il loro futuro sarà comunque anche il ritiro delle analisi, i referti, programmarsi un viaggio, il rapporto con la pubblica amministrazione, i consumi culturali, tutto è digitale. Allora la scuola, per rispondere alla tua domanda, dovrebbe lavorare seriamente sul farsi carico, no? Di provare almeno a educare al pensiero critico e a una consapevolezza. Tu dirai, allora c'è il solito vecchio problema di formare i formatori, cioè come fanno i docenti, che in Italia non hanno un'età media molto elevata, cioè qui bisogna mettere in campo, però ci vuole volontà politica, un serio programma nazionale di, non digitalizzazione, che sembra una cosa tecnica, no? Ma di educazione alla cittadinanza digitale. Totalmente. Infatti questa era una delle cose che sono già emerse da alcune domande e commenti nella nostra chat, appunto la richiesta di formazione e impreparazione da parte di alcuni docenti, chiaramente ad affrontare anche dal semplice uso di strumenti alla comprensione più generale del contesto. Chiedo anche se ci sono stati paesi esteri in cui la classe docente era più preparata nella risposta all'uso di queste tecnologie rispetto all'Italia, se, che voi sappiate. Io ero evidentemente in Canada quando è arrivato School Online e penso che il Canada è stato uno dei primi di avere veramente portato l'attenzione alla cultura digitale nelle classi delle scuole, non solo all'università. Per l'Italia voglio dire una cosa importante per l'Italia, che gli artisti italiani sono stati i primi del settore pubblico di veramente esplorare la cultura digitale per far capire alla gente che succedeva. Prendo Studio Azzurro a Milano, che ha fatto un lavoro meraviglioso e continua di farlo, prendo Giuseppe Stampone, che ha fatto... Posso citare gli artisti parlavano dell'arte digitale 30 anni fa. E allora che il nostro capo del governo usava la mouse come una cosa per cambiare il programma, un telecomando di televisione, una cosa pazzesca. Allora sì, sono paesi che hanno provato di fare uso di tutti i media per insegnare. Il Canada aveva anche una televisione educativa da 40 anni fa, cosa che... Diciamo, non manca completamente, ma manca in Italia. Non avete ufficialmente dal governo pagato o dalla provincia pagato una televisione educativa. E sono passati, ma School Online era un successo enorme perché insegnava non agli studenti, ai professori a che fare con tutte queste novità. E per il momento direi che in generale continuano di essere abbastanza allerte sulla domanda. Però l'educazione è trattata con rispetto in Canada, non è trattata con rispetto in Italia. È già emerso due volte nelle vostre risposte un tema che so che vi è chiaro e che anche abbiamo pensato di affrontare, che è il tema della cittadinanza digitale. E da questo punto di vista, quali sono le caratteristiche principali? So che voi avete scritto un manifesto. Sì, Mario e io siamo stati 6 persone con Cosimo Accotto, con Massimo Di Felice, siamo stati 6 a costruire questo e poi altre persone si sono messi. Possiamo anche mandarle a tutti gli auditori perché sono 3-4 pagine. Mario, tu puoi parlare della parte educazione? Sì, certo. Diciamo che questo manifesto abbiamo provato a stendere per così suggerire anche a studiosi e decisori politici delle linee di indirizzo, perché pensavamo di voler essere un po' utili, di passi la vita a studiare, allora proviamo a condensare queste cose, no? per proporle come argomento di dibattito, eccetera. Lì il punto è cos'è cittadinanza digitale, no? Si parla spesso dei documenti che le varie istituzioni europee e internazionali hanno tirato fuori negli anni,
Alcuni sono davvero molto utili, no? Pensiamo ai gruppi di lavoro del Consiglio europeo, no? Per esempio, i framework sulle competenze digitali dei cittadini europei, o quelli più specifici come il DigiCompEdu, no? Quello sulle competenze digitali degli educatori, dove il tema del digitale fortunatamente viene affrontato non dal punto di vista tecnologico, che sarebbe, come dire, ridurlo, no? Sarebbe fare un discorso determinista o riduzionista, ma viene affrontato dal punto di vista di cambiamenti molto più ampi, nelle cornici, come dicevi tu, anche cognitive, no? Ed Eric ci ha lavorato tanto, intelligenza connettiva che si connette a sua volta, no? Tramite dispositivi, intelligenze artificiali, software, algoritmi che controlliamo, barra non controlliamo. C'era uno studioso americano della Kansas University, che è Mike Wash. Lui tempo fa scriveva che le istituzioni nate al cavallo, diciamo così, fra l'Ottocento e il Novecento, quelle che noi conosciamo come istituzioni della formazione e della cultura, oggi di fatto spesso lavorano contro di noi. È una cosa forte da dire, no? Lui dice, università, scuola stanno lavorando contro di noi. Ma lui lo dice perché invece di aprirsi al potenziale, no, che dalla digitalizzazione viene fuori, spesso queste strutture hanno faticato, no, perché hanno fatto un po' di resistenza, che era una resistenza culturale dei suoi apparati, delle sue logiche, no, degli stessi docenti, che a volte venivano trasferite persino sugli studenti. Ai studenti a volte che sono resistenti, no, per esempio a forme di didattica interattiva, no? Partecipata, collaborativa, a volte, perché poi se è fatto bene lo studente è molto contento, perché quelle strutture di fatto ti facevano pensare, ed erano nate in un'epoca in cui era così, che il messaggio, che in termini McLuhaniani, il messaggio di quegli ambienti, scuola, università, era che l'informazione era scarsa, che studiare voleva dire mettere nella testa informazione, giusto? Che è difficile da trovare, no? E che tu ti devi sempre fidare dell'autorità perché c'è questo verticalismo. In realtà, durante il Novecento sono successe tante di quelle cose che hanno scardinato questo tipo di impostazione. Oggi, come diceva Derrick, è impossibile memorizzare tutto, no? Se ci pensate, a volte alcuni docenti o colleghi universitari fanno il classico discorso: stiamo perdendo la memoria per colpa del digitale. Ora, appena senti qualcosa, devi andare a cercarla su Google. Ma certo che la cerco su Google, ma io mica mi posso ricordare a memoria tutti gli sceneggiatori, tutti gli attori di quella serie TV, di quell'altra, o di chi ha fatto quel fumetto, o come si chiama quella pianta e quel fiore a quale specie appartiene. Sono troppe le informazioni. È normale che andiamo su Google. Come fa una testa di un essere umano a contenere tutta l'informazione che c'è su Google? Anzi, nella rete. È impossibile. E anzi, qui voglio essere provocatorio. Una delle cose che avevo suggerito in un convegno, proprio dove c'eri anche tu, Derek, ti ricordi la Sapienza? Sempre con Massimo, il gruppo brasiliano, era che secondo me dovremmo imparare a disimparare. Eh sì. Non so che è forte da dire, no? Perché tutti siamo cresciuti e ancora condividiamo ovviamente il messaggio dell'imparare a imparare, che è verissimo. Ma a volte dovremmo imparare a disimparare, mantenendo però delle cornici solide di fondo, no? Proprio perché l'informazione è troppa, è troppa. Poi posso aggiungere una cosa importante sulla cittadinanza digitale. È una cosa reale che ha bisogno di una costituzione, perché abbiamo una persona digitale che non conosciamo, distribuita in quantità di big data che non abbiamo accesso. Siamo preso in possessione attraverso questi big data e intelligenza artificiale e altre cose. Vuol dire che i nostri diritti, che sono diritti affettati al nostro corpo fisico e alla nostra presenza reale nel mondo, devono essere estesi anche alla nostra presenza nella rete, perché questa presenza non l'abbiamo ancora sotto controllo, altri hanno sotto controllo. Vuol dire che dobbiamo avere una Costituzione che ci difende. L'Europa l'ha approvato, è molto bello, e devo dire che GDPR è una cosa da salutare come uno dei primi veramente momenti democratici dentro il mondo digitale, che non è democratico per niente, non si interessa alla vita privata della gente come possessione, come private, non per niente, non è democratico. Dobbiamo difendere la democrazia contro il digitale senza rovinare l'uno o l'altro. Questo è un altro problema. Ma fondamentalmente il contesto di cittadinanza digitale è stato per mettere le carte sulla tavola a che consiste la persona digitale, come si educa, come si difende, come si presenta, tutte queste cose che sanno
linea di ricerca e ricerca che si fanno da noi, infatti. Se posso aggiungere, visto che giustamente Derek mi diceva che sottolinea l'aspetto educativo del manifesto, l'ultima parte è dedicata proprio all'educazione alla cittadinanza digitale, sono brevi punti, e noi parliamo di infoviduo, un po' a quello che dice Luciano Floridi, no? Filosofo italiano che insegna a Oxford sull'inforg. Noi siamo infovidui nel senso che oggi è difficile dissociare, separare la persona fisica e quella digitale, no? Lo diceva già il buon Stefano Rodotà quando cominciava a lavorare su questi temi, no? I dati personali sono da difendere, ed Eric diceva il GDPR, che forse non so se molti hanno colto, in Italia lo chiamiamo GDPR, che è quel regolamento europeo per la difesa dei dati personali dei cittadini europei, no? Che è probabilmente per alcuni troppo burocratico, ma ha ragione Derrick, è un fondamentale strumento di difesa del cittadino, non dal digitale in sé, ma da certe logiche, no? Di chi vuole sfruttare il digitale ai cittadini, per la democrazia. E allora educare la cittadinanza digitale vuol dire riconoscere che la conoscenza è inseparabile ormai dalla rete, è impensabile senza la rete. E qui la scuola dovrebbe tendere un orecchio, no? E quindi promuovere anche la piena conoscenza dei regolamenti, dei diritti, dei privilegi, degli obblighi che noi abbiamo nelle interazioni di rete, il che comporta anche conoscere le logiche algoritmiche, le logiche di gestione dei dati. Perché uso YouTube e poi mi vedo proporre questo video? Faccio un esempio banale, no? Perché uso Spotify e lui mi propone quella musica e non quell'altra? Perché Netflix mi suggerisce questa cosa che apparentemente a me non interessa? Allora, un cittadino che è consapevole di queste logiche, del loro funzionamento, è un cittadino più critico, è in qualche modo più autonomo e indipendente. E la scuola non dovrebbe formare questo tipo di cittadini? Sì, e chiedono nostro diciamo, partecipante chiede qual è la responsabilità degli intellettuali che in questi mesi hanno poi invece sottolineato più volte come la didattica a distanza non fosse realmente didattica. Io so che su questo Mario e anche Roberto Maragliano, insomma, che con cui per anni hai collaborato. Dico una frase io, poi lascio a Derrick, perché facciamo qui, invertiamo. La domanda. Ripete la domanda. La responsabilità, diciamo, di una classe intellettuale italiana che in questi mesi ha continuato a ripetere che in realtà la didattica a distanza non è vera didattica. Oh, mamma mia. Allora, io... È stato un discorso molto, molto sentito in Italia questo negli scorsi mesi. Sì, perché l'Italia è un paese conservatore. Io sono molto laico nell'analisi. Se Tizio dice una cosa che analizzata funziona, io la riconosco. Quegli appelli a cui fai riferimento tu o la persona che fa le domande, che ha fatto la domanda. Si chiama Claudio Pierucci che ha fatto questo. Ecco. Quegli appelli sui grandi giornali, a leggerli, erano smontabili dalla prima all'ultima riga, ma smontabili dal punto di vista scientifico, epistemologico, diciamo. Intanto sono scritti da persone che hanno la conoscenza della scuola ferma quando l'hanno fatta loro. E la scuola di oggi non è più quella, per tanti motivi. È simile, ovviamente, nell'impianto burocratico, nella sua logica di fondo, ma non è comunque quella. E già per parlare di scuola oggi tu la devi conoscere, ci devi entrare, devi sapere come funziona, come è organizzata, cos'è un registro elettronico, cosa sono i consigli, i problemi delle riunioni, cioè devi conoscerla la scuola. Uno. Due, erano tutti argomenti ideologici, nel senso che si dava per implicito un qualcosa che non è assodato. Cioè che in presenza ci sia miglior apprendimento. E questo per chi studia, voglio dire, non solo online learning, ma didattica in generale, non è vero, ma non è vero mai. Perché ci sia un buon apprendimento ci vuole una buona progettazione didattica e una costruzione di relazioni educative che funzionano. E il coinvolgimento dello studente, il coinvolgimento anche ovviamente della motivazione dello studente, eccetera. Questo vale sia nella presenza fisica che nell'online. Non si sta dicendo che sono cose equivalenti, che una cosa come l'altra, che l'aperitivo su WhatsApp è uguale all'aperitivo online, no. Ma si sta dicendo che l'efficacia di un percorso didattico non dipende dall'essere fisicamente nella stessa stanza o dal farlo online. Ma questo lo sanno, cioè ci sono evidenze scientifiche, ci sono decenni di studi sull'e-learning e sull'online learning, no? Quindi quegli appelli fanno parte di un contesto culturale arretrato che non vede nella cultura digitale le opportunità che questa ha dischiuso. E che quindi fa discorsi di presa di posizione, di difesa di interessi di un certo tipo, e spesso io sono andato anche a vedermi, scusate, chiudo davvero, le statistiche, no, di chi ha firmato quegli appelli. Spesso sono uomini di una certa età, quindi molto anziani, poche donne,
pochi ricercatori giovani, cioè quindi ti dà un po' lo spaccato, no, di quello che insomma c'è dietro. La cosa interessante di far paragone, per esempio, io ho insegnato con tutti i media, posso dire, ho telefonato i miei corsi, ho mandato su email i miei corsi, ho fatto un MOOC dei miei corsi, tutto questo l'ho provato, ma niente funziona così bene che la cosa che facciamo adesso. Niente per niente, fare una telefonata o fare neanche, anche su Skype non funziona così bene. Diciamo, c'è veramente un progresso enorme nella qualità del sistema e invita veramente a essere inventivo, a partire da una cosa semplice, fare la sua presentazione, anche mostrare la sua pagina in sharing sull'immagine già può essere più personalizzata. No? Direi non basta parlare o solo, anche fare invitare gli studenti a veramente comunicare tra di loro. Tutto questo sono strategie relazionali che dobbiamo creare, non tecnologiche. Grazie mille, era una domanda troppo succosa e provocatoria per non farvela. No, invece volevo ritornare un po' al tema dell'alfabetizzazione. Ci chiedono, più che altro c'è un commento su YouTube che ci dice che come in realtà gli studenti stessi abbiano bisogno di questa alfabetizzazione, non solo totalmente. Senti, senza questo perdiamo tutto, non solo la memoria, non solo l'intelligenza, un contenuto mentale, la possibilità per una persona di creare una resistenza personale e mantenere qualche livello di autonomia e di saper leggere, capire e criticare. Se non l'ha, ha niente. Torna robot, torna vittima dei algoritmi che sono messi dentro la sua testa, non tecnicamente, ma simbolicamente. E vuol dire che non l'abbiamo più. Se è per questo che dice la difesa, la scuola diviene un sistema di difesa, non semplicemente di, come dire, continuare le conoscenze del passato, se difendere e anche assimilare al modo Aikido la conoscenza nuova che è messa a disposizione. C'è una cosa bellissima che sta da fronte di noi, non è un impegno gravissimo e terribile. Fare di questi ragazzi sistema di difesa del pensiero italiano, e questa è una vocazione. Che poi spesso, se posso aggiungere, si parla, come dicevo prima, no, per, come dire, prese di posizione ideologica, ma è meglio sempre andare a vedere le cose, no? E giustamente Derek diceva, questo è un punto fondamentale. Allora ci possiamo chiedere, ma noi come funzioniamo come esseri umani, da adulti, da giovani? Per esempio, le neuroscienze hanno qualcosa da dirci? Non che ci dobbiamo far dettare la linea educativa dalle neuroscienze, ma è bene sapere, no, conoscere le acquisizioni delle neuroscienze, per esempio sulla lettura digitale rispetto a quella cartacea, no? E la lettura digitale poi a sua volta può essere di molti tipi, quindi entrando nell'argomento si scopre che non si può neanche parlare per sommi capi, no? Perché già lettura digitale è, come dire, cinema, cioè ci sono tantissime cose dentro, no? E questo, per esempio, adesso c'era la FEM, la Fondazione di Modena, no? Che sta facendo tutto un percorso sulle neuroscienze nell'educazione. È utile per un docente sapere come funzioniamo, no? Anche a livello cognitivo e anche nel rapporto con tecnologie, qui da un assist a Derek, che aumentano in qualche modo, no? Ciò che si ha, ci estendono. Esatto. Ma io devo dire, su questo evidentemente ho fatto un collettivo sull'alfabeto del cervello, Vuol dire che da 30 anni mi sono occupato della neuroscienza per capire perché, per esempio, scriviamo verso la destra e non verso la sinistra come la scrittura ebraica o araba, e che differenza fa nel nostro modo di pensare, no? Perché, posso fare un gioco, ma se fa una linea diagonale su questo quadro che avete da fronte da voi, e l'ha fatto da partire dal basso a sinistra e dall'alto a destra, voi pensate che scende, che sale, no? Ma un arabo penso che scende. Vuol dire la nostra spazializzazione mentale dipende anche dalla scrittura. Il nostro senso del tempo, la geografia è nata dalla scrittura in Grecia, la storia, la logica della sequenza di eventi è nato anche a questo momento. Nel precedente, prima della scrittura, tutti gli eventi erano simultanei, paratassi, non una sintassi.
non una continuità grammaticale di causal, di causa a effetto. Oggi stiamo cambiando anche questo. Dobbiamo sapere esattamente, effettivamente la domanda di Mario è totalmente pertinente, che succede al nostro cervello quando siamo in questo tipo di contatto che abbiamo adesso, che non può essere la stessa cosa che abbiamo con la pagina. L'altra cosa importante per la pagina della scrittura su carta fissa è l'unico posto dove la parola umana è fissa. Si muove nella testa, si muove nella parola, si muove sullo schermo, ma sulla carta lì si ferma. E sulla carta tu sei il maestro della lettura. Invece, quando tu guardi qualche schermo, devi condividere il potere sul pensiero attraverso questa interazione. Sono un sacco di cose che non pensiamo perché le teniamo per scontato. Quanto dipende, secondo voi, in questo discorso, la paura da parte dei docenti di perdere una certa autorità, un certo controllo sul processo di apprendimento rispetto a metodi più tradizionali? Cioè, può essere che un po' il rifiuto che in molti docenti c'è dell'uso del digitale o comunque dell'aprirsi anche a nuove modalità di lavoro tramite il digitale sia legato al tema della perdita dell'autorità rispetto a... Io penso che sarebbe piuttosto la paura di far vedere una assenza di competenza. Si deve superare tranquillamente, come la gente che non voglio parlare una lingua straniera, che conoscono, ma dal momento che sono nel contesto non possono usarle. La stessa cosa, molto umile dire non ci conosco niente, ma mi interessa. Mi porta dentro, imparo. Io tante volte ho chiesto ai miei studenti di fare per me cose che non capivo. All'inizio per andare sulla rete, per anni fa evidentemente, io sono del tempo di Pine e di ILM, questo nessuno ricorda ancora queste orrende cose quando ciascuna delle lettere arriva una dopo l'altra, invece di avere tutto il testo sul tuo mail. Ma i studenti mi hanno imparato a entrare dentro il web per la prima volta, 94 anche questo. Vuol dire, i studenti sono oggi, perché sono sempre a TikTokare, a giocare con i loro Snapchat e altre cose, conoscono molto di più dei professori. Sì, ha ragione Derrick, cioè, la tua domanda è chiara, viene sempre fuori, no, quando si parla di queste cose, questa sorta di, anche all'università e non solo a scuola, cioè, c'è questa, insomma, presunzione, questa aspettativa, no, che tu fai tua, per cui sei un docente, sei in quella posizione, tu sai tutto. E non ti devi mettere in cattiva luce davanti agli studenti se si accorgono che non sai. Hai ragione Derek, non ti devi proprio mettere il problema, perché tu non sei lo smanettone, tu non sei il tecnologo, tu non sei l'esperto di informatica, no? Tu sei un docente che deve guidare un processo. E può anche essere che in questo lungo, bel percorso gli studenti abbiano, come si spera, una parte anche attiva e che possano insegnare loro a te qualcosa. Fa parte delle dinamiche, no? Delle relazioni educative, per cui se molli in qualche modo nella posizione di autorità imposta, no? Perché non è così che tu sei un bravo docente. Io passerei, sembra un po' banale, ma è un discorso serio che faccio, dall'autorità all'autorevolezza. E l'autorità è quella burocratica dell'organigramma imposta, l'autorevolezza te la devi guadagnare, te la devi costruire, e quindi la costruisci anche facendoti vedere per quello che sei. No? Beh, la nostra diciamo partecipante Mariangela Romeo, scusate, avevo perso il nome, e chiede anche il rovescio della medaglia, dice: non è possibile che alcuni docenti abbiano abbandonato l'uso di questi strumenti perché si sono accorti che in realtà le competenze tra gli alunni erano molto scarse, cioè che poi a fronte di un uso molto frequente delle tecnologie non riuscissero però ad avere le competenze poi per usarle poi a scuola o quei bambini più piccoli, perché poi molti dei nostri ascoltatori sono insegnanti della scuola primaria, e non riuscissero a fronte di una presupposta competenza digitale in realtà un uso poi molto immaturo. Ma io penso che il problema rimonta anche alla scuola normale, no? Come si dice in italiano, école normale, no? Per l'insegnamento degli insegnanti. Ah sì, la formazione degli insegnanti. La formazione di sì.
anche a questo livello non si insegna, adesso non lo so, ma da poco tempo fa si insegna ancora, già veramente l'uso della rete e altre cose. Io penso che questo è una longa filiera della povertà anche dell'attrezzatura italiana che ha durato per anni, c'è la mancanza di conoscenza del problema, la mancanza di sostegno politico, tutto questo viene, però è il tempo di cambiare. E infatti il lockdown ha servito a questo. Il lockdown ha servito a superare un sacco di resistenza. Io ho sentito dire che gli anziani, da che parlava bene Mario, no? Quelli che sono oltre i 60, 70, si sono messo finalmente a usare di questo sistema solo per veramente continuare a avere una relazione sociale con nipoti e altre persone. Vuol dire, il lockdown... La guana ha fatto una cosa che, un po' come il cavallo troiano, no? Diciamo, fa penetrare la cultura digitale forzatamente dentro la vita della gente, e questo è stato un po' provocando questa resistenza, senz'altro. Ma oltre di questo, se non possiamo veramente tirarci indietro e tornare a caverne, allora facciamo al meglio per capire come funzionare con questo. Questa è veramente un'idea. Infatti io sono stupito del fatto che dobbiamo ancora dire queste evidenze. Sì, perché siamo in un contesto culturalmente resistente. Io volevo aggiungere su questo che non è un buon motivo se qualche volta va male mollare, no? Soprattutto una buona cosa è andare a vedersi i casi che funzionano, che esistono, ce ne sono tantissimi anche in Italia, quindi non vuol dire che i ragazzi in assoluto non rispondano bene, no? Vuol dire che forse si può rimpostare, no? La progettazione, il coinvolgimento e riprovare, ma non facendo distinzione fra digitale e non digitale, perché se no ricadiamo in un dibattito anni 90. Io penso che ci sia un ecosistema mediale fatto di media analogici, media digitali, reti, ambienti di vario tipo, e a seconda degli obiettivi didattici il docente consapevole sceglie, no? Con quale ambiente lavorare. Può essere la carta per terra, i cartelloni, i pennarelli, può essere tutto quello che conosciamo di analogico, può essere poi qualcosa di digitale. Io non capisco veramente l'opposizione che viene fatta, per quello che didattica digitale integrata ha un senso e didattica digitalmente aumentata ha un senso, perché non c'è bisogno di questa opposizione. Infatti, a quanto pare, cioè, è questo l'orizzonte che si sta muovendo dopo il lockdown. Cioè, l'obiettivo, cioè, si sta cercando di promuovere chiaramente, perché da una parte c'è stato un rifiuto netto della parte di didattica più a distanza, tutti quanti adesso stanno in realtà parlando di didattica digitale integrata, ma secondo me è un concetto ancora non molto chiaro, se lo vuoi spiegare anche Mario un po' più nel dettaglio, perché da un certo punto di vista temo che sia l'ennesimo termine che viene utilizzato molto spesso per non, perché non si può più dire didattica a distanza, perché sennò tutti saltano sulla sedia, e quindi parliamo di didattica integrata. Io questa passione per l'acronimi non l'ho mai capita, no? Prima era la DAD, prima era la FAD, poi era la DAD, poi la DDD. Lasciamo stare, perché poi fa un po' ridere, perché spesso poi cambiano i nomi, ma non cambia la sostanza. Integrare vuol dire che davvero tu fai ricorso a tutto il set di opportunità che hai a disposizione a seconda degli obiettivi didattici. Per me è sempre un problema di progettazione. E il digitale, da questo punto di vista, offre risorse strepitose, che non vuol dire che tu abbandoni l'aula, abbandoni i modi. No, tu integri ciò che prima, una volta, si faceva solo in aula con tutto quello che il digitale. Pensate alla musica, no? A tutto ciò che l'audiovisivo può dare e che una volta, come dire, aiutava, ma oggi è praticamente lì, a un click, no? Tutte le piattaforme che ci possono, se stai studiando musica, per esempio, non lo puoi più fare come lo facevi 50 anni fa, 40 anni fa, 30 anni fa. E oggi, se non usi tutto quello che c'è a disposizione, non stai facendo un buon servizio allo studente, no? E forse neanche a te stesso, perché ti diverti pure di meno. Vorrei dire anche questo, che insegnare può essere persino divertente, no? C'è tutta una tradizione di pensiero che pensa che imparare debba essere sudore, fatica, sofferenza. No, non necessariamente. Ci si può divertire anche molto con i ragazzi. Cito, chiudendo questo mio intervento, due colleghi di Milano che stimo molto, che sono Ferri, Morigi, insomma,
che hanno proposto un metodo a cui hanno dato un nome, e che questo, voglio dire, è un metodo che ricorda il lavoro dei piccoli gruppi di ricerca. Cioè, fare lezione a scuola, quei ragazzi che fanno ricerca, sottopongono a, come dire, a stress le ipotesi, senza scartarle a priori, e poi ne scartano alcune perché non sono verificate o verificabili, poi vanno avanti e costruiscono cose con l'aiuto del docente. Capite che un modo di fare scuola tanto è più coinvolgente, li rende attivi, no? E questo comporta anche l'uso di piattaforme digitali, ovviamente per la scrittura collaborativa, oppure per i video, per i... insomma, ci sono una serie di opportunità che sarebbe sciocco, no? E continuare a separare da quella che sarebbe la vera didattica, che quindi è guardarsi faccia a faccia. Io ho avuto colleghi che hanno addirittura fatto l'elogio dei cinque sensi, cioè dell'olfatto e del tatto, ma colleghi che non ho mai visto andare a toccare o ad annusare con gli studenti. Cioè diventa poi una questione ideologica, no? Per cui la fisicità è la cosa suprema e tutto quello che viene digitalizzato e materializzato, no. Invece integrare, secondo me, è la soluzione. Posso darti un esempio di cose che ho fatto con i miei studenti e che faccio anche, il mio primo corso sarà giovedì al Politecnico di Milano e avrò 46 studenti. Prendo questo gruppo in 5 o 6 gruppi di 7-8 studenti, ciascuno ha una parte per usare intelligentemente del recovery fund. No, l'idea di che adesso abbiamo tanti soldi, che fare non per rifare il passato, che fare di nuovo, che crea un'economia, lavori e altri. Sono studente di design. Studenti di design sono persone che sono bravi a pensare, a immaginare e a vedere le cose. Allora, mettere in gruppo, fare lavorare insieme, sono molto eccitati e si piacevano molto di fare queste cose. E anche il professore. Il problema per noi adesso è di come sistemare bene i piccoli gruppi attraverso questo sistema. Questa è una cosa che dobbiamo ancora superare. Però, di nuovo, è una cosa tecnica che si ritrova abbastanza facilmente, ma posso dire ai professori delle scuole di mettere i gruppi di studenti insieme invece del classico broadcasting da parte del professore verso la classe o del sistema one to all and all to one. È molto meglio tutti con tutti. Questo si chiama atelier di intelligenza connettiva. Fai i gruppi, dà un ruolo a ciascuno dei studenti per la produzione finale di una raccomandazione o di un disegno, eventualmente su 3 mesi tu hai visto questi studenti cercando di là, provando di là, usando di questa tecnologia, usando di quest'altra. Funziona perfettamente. Questo potrebbe anche superare un po' il distanziamento fisico che abbiamo quest'anno e la rigidità, diciamo, delle classi che abbiamo quest'anno, in cui la presenza sarà molto regolamentata. Il Politecnico, la parte digitale invece potrebbe essere molto più collaborativa. Il Politecnico richiede da noi professori di su 14 corsi di 4 ore ciascuno di almeno fare 4 in presenza, vuol dire che dobbiamo andare a Bovisa, vedere sistemati, tutti distanziati con mascherina e tutto quanti. Vediamo, non l'ho ancora fatto. E il mio primo corso, infatti il mio primo mese di corso sarà interamente online. Al mio età non vado facilmente a mettermi nella possibilità del pericolo. Su di che troppe cose sono dette di vero e di false. È un altro problema. Ci chiedono, ed è peraltro la domanda che volevo farvi io successivamente, ma la fa Anna Molinari, e quindi è meglio dare credito a lei, qual è il ruolo della media education, cioè se la media education va inserita nel curriculum dal punto di vista della scuola, e allora, o se va invece, diciamo... Io credo più all'integrazione trasversale, non alla... Non al fare curriculum, cioè nel senso non dobbiamo rendere materia la media education, perché se la rendi materia stai facendo quello, no, che lamentava Papert tanti anni fa sull'informatica, cioè vabbè, neutralizzi praticamente, no, le opportunità di ridefinizione del sistema rendendo quella cosa un'ora, 2 ore alla settimana, sta lì, ok, ti rendo... In realtà dovrebbe essere trasversale l'educazione ai media, cioè quello che dicevamo prima, i docenti dovrebbero essere quasi dei quadri della società. Lo so che uno dice, come sei idealista, perché poi devi pensare al reclutamento, però ha ragione Dele. Qui
sono sottopagati, sono trattati male da uno Stato che magari premia più i militari in termini, no, di gratificazioni economiche, di privilegi, e tratta malissimo chi educa i nostri, no, i cittadini del futuro. E questo è un problema, però io penso che il docente in modo trasversale debba fare sue certe questioni legate alla media education. Se lo rendiamo curriculum, secondo me non andiamo da nessuna parte. Ecco. Sì, d'accordo, tranne una cosa, Mario, che la cittadinanza digitale dovrebbe essere anche trasversalmente studiata e insegnata, perché la parte civica dell'educazione tradizionale è sparita, e questo è gravissimo. Gli sprecato delle più belle città d'Italia, perché la gente non sono educati a portare i rifiuti dove si portano, un modo di trattare la gente che è incivile, tutto questo sta crescendo. Io direi la dimensione civica della persona biologica e della sua correlazione digitale dovrebbe essere insegnata insieme e far parte di una materia realmente seguita, particolarmente con i giovani. Che ne pensi? Tu parli dell'educazione civica che diventa anche educazione alla cittadinanza digitale? Sì, le due vengono insieme come essendo attaccate alla stessa persona. Questo ha un senso, secondo me, sì. Però sulla media education invece dicevo che secondo me dovrebbe essere un discorso di formazione continua degli insegnanti agli ecosistemi mediali, chiamiamoli così, cioè non solo al libro, alla lavagna, alla presenza. Tu devi rendere un docente competente e soprattutto anche aperto, poi il docente da solo può imparare cose nuove, no? Io durante il mio corso affrontavamo proprio questi temi durante il lockdown, perché è un corso su appunto la didattica, l'innovazione didattica, e ho fatto una cosa, come diceva Derrick, che non avrei mai potuto fare in presenza, cioè ho invitato ogni settimana degli ospiti su Zoom, e quindi ho avuto dirigenti scolastici, docenti, faccio nomi di gente che stimo tantissimo, Mimmo Aprile, Paola Isimberti, Antonio Fini, Paola Mattioli, eccetera, Roberto Maragliano, sono venuti a parlare con i miei studenti in presenza online, quindi loro gli facevano domande, loro rispondevano. Una cosa che sarebbe stata impossibile per evidenti, queste persone sono sparse in tutta Italia, non potevano venire tutte al mio corso in presenza, no? E con queste persone abbiamo parlato di questo, di che cosa vuol dire aprirsi, no, alle opportunità del digitale. Per esempio Paola Isimberti ha fatto vedere i podcast che realizza con un collega, no? E sono alla fine, come dire, delle cose che un docente può imparare a fare. I miei studenti hanno imparato a farlo durante il corso, no? Imparare a realizzare dei podcast. Che cosa vuol dire? Usare il fiato, il ritmo, come costruisco, no, il discorso, ci metto le musiche, che cosa non ci metto. Sembrano cose piccole, ma in realtà aumentare digitalmente la didattica vuol dire questo. E anche in un contesto di presenza, io docente, se ho voglia, e se voglio cimentarmi, posso proporre agli studenti una molteplicità di contenuti, no? Che non sono semplicemente il libro, per dire, no? E posso anche crearli io. Paola Isimberti ci sta seguendo perché sta commentando su YouTube in questo momento, quindi è una citazione in diretta. Faccio un'ultima domanda, perché chiaramente qua è più di un'ora che stiamo chiacchierando e quindi andiamo verso la conclusione. Una domanda definitiva, diciamo finale, alla luce di questi mesi, voi pensate che tutta questa esperienza abbia portato poi un avvicinamento del mondo della scuola al mondo del digitale, alla cultura digitale, oppure un rifiuto maggiore? Io penso non possiamo tornare indietro, è stato un colpo di forza, ma un colpo di forza, diciamo, la pandemia e il lockdown sono due messaggi a due livelli. Un messaggio, sono il medium e il messaggio, vuol dire che un messaggio è che andiamo al digitale e non possiamo più tornare indietro. Un secondo, molto più profondo, che è quello della pandemia, o che siamo a confrontare il vero nemico, che è il cambiamento climatico. Questa è la grande sfida, da che vediamo i disastri, ma ogni anno peggio, e viene certamente da tutto un sacco di circostanze, alcuni che non potevamo
evitare alcuni che possiamo cambiare, ma si tratterà certamente di cambiarlo e finalmente nel discorso delle elezioni americane comincia ad essere considerato come un elemento fondamentale dell'elettore. Allora, pensiamo a questi due livelli, il livello della trasformazione digitale di cui parliamo prima e al livello molto più grave, molto più profondo della trasformazione economica. Questo è fondamentale. E questa trasformazione economica passa attraverso il lavoro a casa, per un esempio piccolo. Sì, io, Francesco, rispondo con un Gramsci. Tu sai già dove voglio andare a parare. Cioè, pessimismo dell'intelligenza, ottimismo della volontà. No, nel senso che l'Italia riesce sempre a, no, neutralizzare certe cose, per cui già adesso c'è una forte voglia di tornare a come era prima tutto. In realtà però penso con Derrick che in realtà intanto non si può tornare indietro, perché stiamo andando sempre avanti e il mutamento non è un qualcosa di negativo né di positivo in sé, ma va guidato affinché sia più positivo. In un momento storico come questo, cioè, sappiamo che abbiamo forse più bisogno di prima, no, per come stanno andando le cose sia a livello politico che climatico, di intelligenze, no? Per quello dico Gramsci, abbiamo bisogno di tutta l'intelligenza possibile, perché siamo una specie che si vanta di essere, no, quella alla cima della catena della vita, con tutti gli altri sotto, e stiamo distruggendo il pianeta. Allora usiamola questa intelligenza, partendo dalla scuola e usando tutto ciò che ci serve per potenziare e aumentare la nostra intelligenza, no? A partire dal considerare i media per quello che sono, cioè tecnologie abilitanti, no? Giusto, Derrick, che non determinanti, perché poi si sentono tutti questi discorsi, i social media rendono tutto populista e violento, senza poi fare un'analisi, per esempio, sul contesto, come diceva Derrick, socio-economico, l'impoverimento, no? Che porta rabbia, che porta, cioè, legare anche le questioni dei media a uno sbocco politico in modo così riduzionista non ha nessun senso. Noi possiamo usare quegli stessi media per renderci più intelligenti e non più stupidi, no? Quindi è però una questione di volontà, se lo vogliamo fare. E io con la volontà vorrei essere ottimista, ecco. Grazie mille, grazie delle vostre risposte, grazie a tutti quelli che hanno partecipato. E io ricordo solo che per chi vorrà esserci al convegno didattiche 2020 di metà novembre, del 13-14 novembre, ritroveremo sia Derrick De Carcove, sia Mario Pireddo, sia altri esperti, Roberto Maragliano ad esempio, che si occupano di queste tematiche da molti anni. E Derrick De Carcove avrà un intervento nella sessione plenaria di sabato e poi insieme condurranno anche poi un workshop insieme a Mario. E Mario, se non sbaglio, adesso vado a memoria perché non me lo sono preparato, me lo sto ricordando a memoria in questo momento, dovrebbe essere partecipare anche a una tavola rotonda sì, sulle competenze digitali, e quindi avremo modo, insomma, di seguire il discorso sia per chi vorrà essere presente a Rimini fisicamente, sia per chi seguirà invece il convegno a distanza tramite le piattaforme online. E ridò la parola a Laura Pulici per i saluti finali, per ricordare i prossimi appuntamenti. Ringrazio veramente moltissimo Derrick De Carcove e Mario Pireddo per questo affondo su una tematica che, appunto, come abbiamo visto, è ben più complessa del solo livello strumentale a cui spesso invece, che troviamo spesso invece sui giornali o nel discorso legato al mondo della scuola. Prego, Laura. Grazie Francesco, mi associo anch'io ai ringraziamenti ai nostri relatori, quindi a Derrick De Carcove e a Mario Pireddo. Ringrazio anche tutte le persone che hanno seguito questo webinar in diretta per i loro commenti e per tutte le domande che ci hanno inviato, che quindi ci hanno consentito di ampliare la discussione e di rispondere a tutte le vostre curiosità e alle vostre riflessioni. Come vi diceva Francesco, i webinar continuano. Per essere informati sui prossimi appuntamenti vi invito a continuare a seguirci su tutti i nostri canali social, vi invito a iscrivervi alla nostra newsletter e a consultare periodicamente l'agenda sul sito Ericsson, dove trovate giorno per giorno aggiornata con i nuovi appuntamenti. Come vi diceva anche Francesco, avremo la possibilità di rivedere, di chiacchierare, di essere ancora insieme a Derrick De Carcove e a Mario Pireddo al convegno didattiche 2020 che abbiamo in programma il 13 e il 14 novembre a Rimini Online. Io vi ringrazio e auguro a tutti una buona e piacevole serata. Grazie a voi, grazie per il video e l'occasione di parlare con Mario. E con